Trovati. Mi chiamo Francesco Francia e oltre ad essere un fotografo pubblicitario sono un docente di illuminotecnica e comunicazione visiva. La luce in fotografia è infatti la mia vera passione ed ai miei allievi insegno proprio come attraverso di essa si costruisce uno schema luce per conferire una specifica atmosfera ad un ritratto. Molto spesso i miei set fotografici sono caratterizzati dall'impiego di più unità di illuminazione. Infatti, per realizzare schemi luce per il beauty, ad esempio, utilizzo 5 o 6 unità flash e altrettanti modellatori luce. Questo comporta che i miei set sono davvero molto ingombranti. Quello che voglio raccontarvi oggi, invece, è tutta un'altra storia. Ho deciso di andare sul set in moto. Essendo in 4 abbiamo deciso di utilizzare 2 moto e abbiamo dovuto ottimizzare tutta l'attrezzatura da portare. La mia scelta è stata quella di utilizzare Nikon Z6, una fotocamera estremamente leggera e compatta, ma anche uno strumento eccezionale quando, oltre alle foto, dobbiamo realizzare anche delle clip video. Per quanto riguarda i flash, ho scelto di portare Nikon SB5000. Piccolini, leggeri e versatili sono lo strumento ideale quando affidabilità e maneggevolezza sono le caratteristiche che ci occorrono sul set. Appena arrivati, la mia makeup artist Cinzia Broccucci si è messa all'opera per realizzare un makeup dall'effetto naturale. Durante il make-up ho scelto i vari set da realizzare. Non avendo possibilità di portare dei bagagli, abbiamo detto alla modella di indossare gli outfit per lo shooting direttamente sotto la tuta da moto. Ho preparato il mio primo schema luce in circa 3 minuti. In questa serie ho realizzato uno schema luce che è un misto fra una luce piena e una luce diffusa. Date le riflessioni dell'ambiente, ho scelto di utilizzare la tecnica del fill-in. Ho pulito quindi tutte le dominanti grazie all'impiego del flash e ho rapidamente cambiato i settaggi per passare da uno schema luce all'altro grazie al sistema VL Radio, che ci consente di gestire fino a 6 gruppi flash separatamente. Oltre allo shooting fotografico, ho deciso di realizzare proprio in questo set anche la clip video. Per fare questo, quindi, ho regolato i parametri del picture control esattamente allo stesso modo, sia in modalità foto che in modalità ripresa video. È stato possibile realizzare la scena a mano libera grazie alla stabilizzazione del sensore su 5 assi e ho mantenuto sempre il fuoco sul soggetto grazie al sistema di autofocus che punta l'occhio del soggetto e lo mantiene costante nonostante i movimenti camera e i movimenti del soggetto stesso. Ci siamo poi spostati nel bosco e questa volta a cavallo. Ho impiegato quindi un flash come key light utilizzando la tecnica del fill-in per pulire le dominanti colore. Il flash infatti ci permette di realizzare a volte degli scatti con un effetto più naturale di quanto riesca la luce naturale stessa. Ritrovandoci spesso in ombra, ho scelto di utilizzare l'altro flash per simulare la luce solare che filtrava attraverso i rami degli alberi. Il cavallo si muoveva di continuo e in questo set specialmente ho dovuto cambiare spesso schema luce e rapporto di illuminazione. Per avere un controllo totale della luce ho gestito i flash sempre in manuale. Durante lo shooting ho cambiato spesso ottica, ho utilizzato sia il 50 mm della serie S F1.8 sia un 85 mm F1.8 della serie G che ho montato attraverso l'adattatore. Una volta completato il lavoro, siamo risaliti subito in moto e via a goderci il panorama lungo le strade del Terminello. Spero vi abbia fatto piacere condividere qualche momento di fotografia sul set insieme a me. E se la tematica della luce in fotografia, degli schemi luce in qualche modo vi ha appassionato, mi raccomando, seguite tutti gli aggiornamenti sui miei corsi sul sito della Nikon School.